piccolo trucco per velocizzare l'avvio di Windows. Come fare? È molto semplice. Andiamo sul menu Start e digitiamo msconfig. Successivamente andiamo su Configurazione di sistema app. Si aprirà una finestra, qui andiamo nella sezione Avvio, poi andiamo su Apri gestioni attività. Qui troviamo la lista delle applicazioni che partono insieme a Windows, che rallentano quindi l'avvio del sistema operativo. Qui infine scegliamo le applicazioni che non ci serviranno e le disabilitiamo usando il pulsante destro. In questo modo non partiranno più insieme a Windows, velocizzando così l'accensione. Avete visto ragazzi? È davvero molto semplice! Ecco un semplice trucchetto per recuperare spazio su Windows 10. Come fare è molto semplice! Andiamo sul menu Start, poi su Impostazione e poi andiamo su Sistema. Infine ci portiamo sulla voce Archiviazione. Successivamente attiviamo il sensore di memoria e poi andiamo su Configura il sensore di memoria. Qui possiamo programmare ogni giorno, ogni settimana e ogni mese. Scelto quello che reputiamo migliore, esempio ogni giorno, effettuerà una pulizia dei file temporanei che non serviranno al sistema. Potrai andare anche nella voce Pulisci ora. Avete visto ragazzi? È davvero molto semplice. Se vi è piaciuto questo video, seguitemi sempre e mettete un like. Due trucchi semplicissimi da utilizzare su Windows. Il primo è come aprire Explorer rapidamente. Basta premere contemporaneamente Win più E. In questo modo comparirà rapidamente la schermata di Explorer. Il secondo trucco invece serve a chiudere rapidamente una finestra. Basta premere contemporaneamente Alt più F4 dalla tastiera. Così chiudiamo rapidamente la finestra. Avete visto ragazzi quanto sono semplici questi due trucchetti? Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete like e seguitemi sempre! Ecco un trucco per creare una scorciatoia con la tastiera per aprire un programma da noi scelto. Come fare? È molto semplice. Andiamo sul programma che intendiamo aprire, ci clicchiamo con il tasto destro del mouse. Andiamo su proprietà, poi andiamo sulla casella tasti di scelta rapida. Qui inseriamo la combinazione dei tasti che preferiamo. Poi andiamo su applica, su continua, diamo ok. Ora per conferma digito la combinazione dei tasti precedentemente scelti ed ecco che si apre il programma. Avete visto? È molto semplice. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, seguitemi sempre.